le attrattive dell'Expo 2015 a Milano c'è anche la terraferma veneta e le sue più di 4200 ville, le antiche dimore storiche, granai della Serenissima, che hanno recuperato l'originale vocazione agricola. Le vigne venete saranno un'occasione turistica per i 20 milioni di visitatori che arriveranno in Italia per l'esposizione universale. Il nostro compito è proprio quello di informare la gente, veneti compresi, che le ville non sono solo le ville del Palladio dove si va a fare la visita, ma sono ville strutturate come un prodotto turistico molto articolato. Le ville, la laguna veneziana, i fiumi, i canali, la cultura dell'acqua che fa cultura. Attireremo qua le persone per far comprendere quanto queste nostre stupende dimore possono offrire in arte, in cultura e anche in degustazione. Proprio su quello che vuole essere anche il tema che affronta l'Expo, che è quello dell'ambiente, la salvaguardia idrica e chiaramente il benessere. E noi cerchiamo di vedere all'interno delle ville e questi elementi ci sono tutti. Un recupero di presenza di un territorio che giustamente espone se stesso in una logica molto moderna. Expo vuol dire esposizione, è un'esposizione che è un'occasione per tutti i territori, quindi anche per quello veneziano, per mostrare quello che di bello è stato creato e soprattutto di bello si sa gestire per il bene e lo sviluppo di questo territorio. Un'indagine stabilisce che un visitatore dell'Expo rimarrà all'interno del padiglione 6-8 ore, si fermerà per 3-4 giorni e quindi cosa farà nel restante delle ore, che credo qualcosa di interessante da dire l'avremo. È una grande opportunità ovviamente, anche perché, ripeto, sono delle eccellenze che ci sono solo in questo territorio in termini così intensivi e questo secondo me significa anche proporsi con produzioni di altissima qualità unite alla cultura dell'abitare, alla cultura di ville che in qualche modo hanno segnato anche la storia del Veneto.